Rilevate delle misure, fate dei ragionamenti, inventate il lavoro per avere il momento libero, la giornata del riposo, un motivo per alzarvi da letto e per ammalarvi. Misurate il livello di esperienza e l'intensità delle funzioni vitali, sincronizzate gli orologi per sperimentare l'agitazione del ritardo. Siete davvero folli. Perciò siete qui, dove ogni padiglione è preciso nella sua funzione aggregante e di cure, dove ognuno ha un ruolo preciso, un motivo sicuro per fare ciò che fa. Il padiglione, il villino, il casino, l'officina, il laboratorio, la più moderna strumentazione, l'incessante attività documentale, la registrazione, la riproduzione, il metodo, esistono per voi. Voi li mettete a punto e li dimostrate. Così la vostra esistenza è più evidente, in tal modo siete sicuri di voi stessi. Sapete di esistere. Chiudete gli occhi per piacere. Chiudete. È giusto il confine. Il confine contiene e separa, è una cosa fenomenale, è uno strumento raffinato per arginare l'evidenza esplosiva di ciò che non si riesce ancora a comprendere e a pensare. Un vincolo imposto all'attività percettiva, una gabbia visiva ad esempio, una gabbia in ogni modo mentale. Il confine si esprime in tutta la propria potenza quando recide l'automatismo di una funzione vitale e lo pone sotto controllo. È il principale confino, il più estremo. Da lì non se ne scorgono altri. Alcuni dicono che sia il primo e l'ultimo, una profonda e totale recisione. Ora, mentre ispirate, sollevate in alto le braccia. Quando espirerete, portate le braccia e il busto verso terra e poi interrompete il respiro. Osservate il vostro limite. Quando espirerete, tornerete in posizione retta con le braccia alzate e poi le abbassate di nuovo inspirando. E di nuovo ripetete, ispirate, alzate le braccia e poi inchinatevi. E non respirate più, toccate il vostro limite. E quando ispirerete tornate in alto con le braccia verso l'alto ed espirando portate giù le braccia. Mantenete gli occhi chiusi. Si consideri del ginocchio la peculiarità della forma funzione, raccordo mobile tra due o più parti fra loro prossime, e la possibilità di dar vita a una piega, così come la possiedono anche lo spazio e il tempo. Bisogna intuire queste pieghe spaziali e temporali. Bisogna piegare le ginocchia. Vi state forse domandando come si fa a uscire di qui o come si fa a uscire dai pensieri ordinari? Inginocchiatevi. Alzate le braccia, espirando sedete sui vostri talloni e portate le braccia e la fronte a terra. Chiudete gli occhi. Teneteli chiusi sino a quando non vi sarà richiesto di riaprirli. Restate inginocchiati e profondamente inchinati. È una condizione in cui sembra impossibile restare immobili a lungo. Lo spazio di articolazione del movimento è minimo, è quello in cui vorreste spostarvi con tutto il corpo e tanto vasto quanto impossibile. Patite questa modificazione dello spazio di esistenza. Questo essenzialmente è il nuovo confine con cui fare i conti. Recinta le dimensioni che trattate in ogni momento per creare relazioni e letteralmente misurarvi con la realtà. Lo spazio, il tempo, e giocate con loro rapportarsi, prendete le misure.
Le misure sono di fatto dei confini. Ora, tornate indietro, alzate le braccia, la fronte e il tronco, restate eretti e inginocchiati e poi abbassate le braccia. Di nuovo alzate le braccia e poi le abbassate, la fronte e il tronco verso terra, inginocchiati, prostrati e poi di nuovo alzate le braccia, la fronte e il tronco, abbassate le braccia e di nuovo alzate le braccia, restate eretti e inginocchiati, poi di nuovo andate verso terra con le braccia, la fronte e il busto. Ancora ripetete, alzate le braccia, restate eretti e inginocchiati e poi vi prostrate a terra, il tronco, la fronte, le braccia e di nuovo ripetete. Alzate le braccia verso l'alto, restate eretti e inginocchiati e poi abbassate le braccia, la fronte e il tronco verso terra. Ancora, alzate le braccia, restate eretti e inginocchiati e poi abbassate le braccia, la fronte e il tronco e di nuovo verso terra. E ancora alzate le braccia, restate eretti e inginocchiati, poi abbassate le braccia, la fronte e il tronco. Mantenete le palpebre abbassate. Ripeterete l'esercizio ogni giorno, 3 volte al giorno, per 30 giorni. Ogni esercizio comporta 6 prostrazioni in ginocchio, 6 volte il ginocchio si piega, tentando di appiattire l'angolo tra la gamba e la coscia. E altrettante si rialza di 90 gradi. Dovete contare, dopo ogni prima genuflessione, il numero di volte che piegate e raddrizzate il ginocchio. Questo è un modo efficace per modificare la percezione dello spazio, soprattutto quello spazio creato da una mente che ha tendenza alla perversione, considerata tra i casi più difficili da trattare. Perché si manifesta in esistenze ostinate che ritengono d'essere lucidi, stabili e piene di certezze nelle loro dimensioni del sensibile. Per tale motivo il metodo prescritto prevede di spostare la percezione dello spazio nella dimensione del tempo, precisamente quello sequenziale, una sequenza prescritta da una ritualità a termine, terminale del medicamento, che è ripetizione. È la conclusione di un processo a gradini dove l'inizio del piegamento, che è la sottomissione, la conclusione del piegamento, che è la causa della sottomissione, e da capo ripetutamente, producono un ribaltamento totale, cioè la liberazione. Ecco il terminale, la fine del contare, ormai segnato le pieghe spaziali e temporali e i rispettivi transiti sugli architravi delle porte. Così si passa da una dimensione all'altra, dalla follia all'arresto della mente. Tutti i segni di queste pieghe vengono impressi nella memoria dei muscoli, sul sistema nervoso e su tutti gli altri plessi, compreso quello respiratorio. Tutto si riassume in una naturalità che infine ha una sua grazia, che non sembra neppure rieducata. Ora alzatevi. Aprite gli occhi senza spostare mai lo sguardo. Tra parentesi, in francese il ginocchio è indicato da una parola che si pronuncia genou, suono che significa anche io, noi. Quando le ginocchia divengono improvvisamente dolenti o bloccate, è forse in atto una crisi che ha a che fare con una relazione umana importante che si è disarticolata. L'allenamento è finito, grazie.